Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, in nome di Allah il Clemente e il Misericordioso. Cari ascoltatori, cari telespettatori, il nostro sermone oggi porta il titolo La solidarietà comunitaria, l'esempio dei diritti dei padri, delle madri, delle anziane e dei deboli. Ma prima di tutto... Lode ad Allah, Signore dell'Universo, che dice nel, no, nel suo nobile libro, il Corano, E fare la carità, certo Allah ama e benefattori. E testimonio che non c'è divinità al di fuori di Allah, l'unico senza alcun associato, e che il nostro Maestro Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, dona la tua salvezza e le tue benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che li seguono con retitudine fino all'ultimo giorno, seguitando nel merito. Il messaggio dell'Islam è un messaggio di bontà pia, di umanitarismo, di misericordia e di gentilezza. Esso mira a che gli esseri umani conducano una vita onorevole in una società solidale e basata sul sollievo. L'altruismo è lontano da ogni aspetto di egoismo o di concupiscenza. Il profeta Muhammad bacia la predizione d'Allah su di Allah, lui dice: Non crede in me, colui che dorme sazio, mentre il suo vicino ha fame accanto a lui e ne è ben consapevole. Allah dei, ha dei benefici che gli egli concede ad alcune persone. Egli li mantiene a loro fintanto che soddisfano senza stanchezza i bisogni dei musulmani. Se provano stanchezza, Allah trasferisce questi benefici ad altri. Se questi valori religiosi, umanitari e comunitari sono necessari tra la gente, ne sono di più e più retribuiti nei momenti di sventure e di crisi, soprattutto nei confronti dei più. Bisognosi e prioritari di cura. La carità destinata al povero è una semplice carità, quella destinata al parente prossimo è, è allo stesso tempo una carità e un'osservazione del vincolo di parentela. Seguitando anche nel merito, possiamo dire che il diritto dei padri e delle madri a cui bisogna rendere bontà è un atto virtuoso senza pari. Allah gloria a lui ci ordina di onorarlo e di trattarli con la bontà pia esemplare. E le disse, il tuo Signore ha decritato, adorato su lui, e se ne della bontà verso il padre e la madre, se uno di loro o entrambi devono raggiungere la vicchiaia presso di te, allora non dire loro f e non affrettarli ma indirizza loro parole rispettose e per misericordia abbassa per loro l'ala dell'umiltà e di loro, o oh mio Signore, a tutti e due misericordia come mi hanno cresciuto da piccolo. Senza dubbio la bontà via nei confronti dei padri e delle madri e l'atteggiamento di de de quelli della natura oh, sana sulla quale si accordano la legislazione celesti. Questa è la moralità dei, dei profeti e dei messaggeri. Il profeta Yahya, bacio di Allah su di lui, dice «Ed voto verso i suoi, padre, i suoi padri e madri, e non, e non mh, fu né violento né disobbediente». Gesù Cristo, che la salvezza di Allah sia su di lui, su di lui disse, io sono di a mia madre e, a, e lui, Allah, non mi ha fatto né violento né infelice. E il profeta Muhammad, bacio e benedizione di Allah su di lui, visitò la tomba di sua madre, pianse e fece piangere il suo entourage a titolo di bontà e di nostalgia. I padri e le madri hanno diversi diritti, tra cui, eh, ricordiamo, l'ambio, il rispetto e l'obbedienza tra gli altri. Allah, gloria a lui, disse, e per misericordia abbassa per loro l'ala dell'umiltà. Abu Huraira, che Allah lo gradisca, vide Do, due uomini e interrogò uno di loro, Chi è per te? È mio padre, rispose l'uomo. Abu Raira rispose, non chiamarlo con il suo nome, non camminare davanti a lui, non sederti prima di lui, bisogna fare loro assolutamente beneficenza, soprattutto all'età di vicchiaia. Il che è un riconoscimento alla loro donazione è limitata. Alla gloria a lui disse, se uno di loro o entrambi devono raggiungere la vicchiaia presso di te, allora non dire loro FI e non affrettarli ma indirizza loro parole rispettose e per questo e per misericordia abbassa per loro l'ala di umiltà e di loro o oh mio signore a tutti e due misericordia come mi hanno cresciuto da bambino oppure da piccolo affermiamo che il successo è quello di cui l'invocazione dei padri e dei madri sia loro riconoscente quindi sarà felice nel qua giù e nell'aldilà. Il profeta Muhammad dice: ci sono tre tipi di invocazione che sono senza dubbio esaudite: quella del leso, quella del viaggiatore e quella del padre in favore del figlio. Quest'ultima non è da rigettare né da esaurire. Quello privo del bene nei confronti dei suoi padri e di madre, madri manca assolutamente di bene, non è da coesistere né da prendere come amico né per confidente. Ritorniamo un'altra volta a questo argomento, pure prendiamo il nostro discorso, ma prima di tutto loda ad Allah, Signore dell'Universo, che la salvezza e le benedizioni di Allah siano concesse all'ultimo dei profeti e messaggeri, il nostro Maestro Muhammad, alla sua famiglia e a tutti i suoi compagni. Cari amici, per quanto la bura Sharia islamica pone l'accento sulla devozione verso il padre e la madre, egli raccomanda di onorare i vecchi e i vecchi deboli e di rendere loro rispetto e cura. Fa sì che l'onore sia parte della glorificazione di Allah. E il profeta Muhammad dice, fa parte della glorificazione di Allah sia esaltato il rispetto verso il musulmano vecchio. E vecchi meritano di andare avanti, di essere sbittati e glorificati. Il profeta Muhammad dice, non fanno parte di noi coloro che non rendono in grazie il, il nostro piccolo ne rispettano il nostro grande e il meno anziano che deve salutare il più anziano. Dice anche Muhammad a chi voleva avvicinarsi da ad un altro più anziano a parole da priorità al più anziano, cioè non parlare prima di lui. La grandezza di questa religione va oltre fino a non fare alcuna distinzione tra i deboli sulla base della loro religione o etnia in materia di rispetto di anche come vediamo di beneficenza e di generosità a cui si deve. Omar ibn al-Khattab, che Allah lo gradisca, vide un vecchio della gente del libro, oppure Cristiani, che si dedicava all'accattonaggio. Lo prese di mano e andò a casa. Lì gli offrì ospitalità e diede ciò che avrebbe assicurato i suoi bisogni. Poi lo mandò al tesoriere della casa delle finanze dicendo esamina il caso di quest'uomo e dei suoi simili. Per il bene di Allah non si è qui... Verso di lui se ne consuma la giovanezza e lo si lascia alla vecchiaia. Se ha molto bisogno di ancorare i valori di solidarietà, rispetto e riconoscimento per realizzare l'affetto e la bontà nell'intera società. Oh Allah, preserva il nostro Egitto e tutti i paesi del mondo. Grazie dell'ascolto.